dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerò alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Ma quanto è bello il Vangelo di oggi! Mentre il solito gruppo dei moralistoni invidiosi cerca il modo di farla pagare al Signore Gesù, egli cita il profeta Isaia, mostrando un suo ritratto consolante e bellissimo. Gesù non cerca visibilità gridando nelle piazze, né cerca di mettere la parola fine su tutti i nostri fallimenti. La fiamma smorta della nostra fede la lascia fumigare. Non dà mai il colpo di grazia. Pensate invece quante volte noi diamo il colpo di grazia alle persone che abbiamo accanto, a coloro che sbagliano, a chi entra nel mondo della droga, a chi è peccatore, chi vive nel bisogno. A volte sembra quasi che noi uomini godiamo nel vedere la fine miserabile che fanno tanti nostri fratelli. Invece Gesù non calpesta mai la dignità dell'uomo, di nessun uomo, ma la risana. Perché la volontà di Dio è quella che nessuno si perda, nemmeno quella persona che tu odi così tanto o che detesti. Ma dove la trova Gesù questa forza? E come facciamo soprattutto noi ad imitarlo? Non è uno sforzo moralistico a farci essere diversi. Il moralismo infatti dura poco e alla fine produce molto risentimento. Gesù trova la sua forza nel riconoscimento che Dio Padre lo ha scelto, lo ha prediletto e ha posto in lui il suo compiacimento. Se vogliamo davvero cambiare e vivere come Gesù, non dobbiamo partire dal far propositi. Dobbiamo semplicemente riconoscere che lo sguardo che Dio ha su di noi è lo sguardo buono di un padre, che qualsiasi cosa noi possiamo aver fatto, mai ci dirà mi fai schifo o non ti voglio più bene. Ma se Dio ci tratta così, perché noi non siamo capaci di trattare nello stesso modo noi stessi e gli altri, dalle persone che amiamo fino a quelle che più detestiamo?